Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questo breve tutorial review ci occuperemo di SparkVerb, il nuovo prodotto di Ubisoft che abbiamo già affrontato con Falcon ed è un riverbero di nuova concezione. È infatti in grado non di emulare questa volta strumenti hardware, ma di creare degli ambienti inediti e di poter lavorare sulla miscelazione dei vari ambienti. L'altra caratteristica fondamentale di questo tipo di riverbero è che ci permette di utilizzare algoritmi che vanno dalla classica room e il plate fino allo shimmering, per cui ricopre una vastissima gamma di reverberi attualmente sul mercato. Analizziamo subito l'interfaccia. All'interno troviamo un analizzatore di spettro. Sotto i controlli principali di crossovering dei due filtri, passa alto e passa bassi, il decay suddiviso per alti e bassi e il volume del decay generale. Alla nostra sinistra troviamo il size, quindi la grandezza del riverbero, il predelay, lo shaping, il freeze che ci consente appunto di rendere infinito il decay time, una modulazione aggiunta controllabile per profondità e rating e il mod che ci permette di passare dalla modalità lo-fi dark fino alla bright. Sul lato destro troviamo il mix generale, il roll-off dedicato alle frequenze alte, il controllo di width, la possibilità di controllare ulteriormente la diffusione e il momento in cui parte e la densità del tipo di riverbero, quindi low, medium e high. Questo per controllare il riverbero nelle sue funzioni principali. In alternativa, come vedremo, possiamo scegliere se caricare uno dei tantissimi preset presenti all'interno della lista, che passano appunto dalla hall al plate al room fino allo shimmering, come vi dicevo, la possibilità di lavorare visivamente, quindi passare da un tipo di riverbero ad un altro analizzandolo però questa volta visivamente, in cui appunto troviamo i preset di hall caratterizzati dal colore rosso, i plate dal giallo, i vocal dal verde e via discorrendo. In questo modo possiamo muoverci, quindi selezionare dei preset che vanno bene per alcuni tipi di generi o addirittura spostarli più verso uno o l'altro dei preset, quindi creare dei sotto preset che miscelano preset tra di loro. In alternativa possiamo utilizzare il randomize, per cui possiamo sperimentare i preset a caso, e il mutate parameters, che ci permette di randomizzare i parametri dello stesso riverbero che noi abbiamo selezionato. Vediamolo subito in funzione. Ci troviamo sempre all'interno del nuovo album di Black Jasper che sto missando e lo utilizzeremo per provare questo riverbero sulle voci, sulle batterie e sugli strumenti. Qui nella parte sinistra troviamo immediatamente i plate e i room. Spostandoci più verso la destra troviamo combinazioni più ampie. Togliamo la modulazione, mix, tagliamo i bassi, possiamo poi lavorare sui parametri. Se non siamo convinti possiamo attraverso il mutate sperimentare i parametri di questo riverbero in maniera casuale. Qualora cambiassimo idea, possiamo tornare indietro. Ecco qua, togliamo un po' i bassi, densità del riverbero alta, aumentiamo la diffusione e il mix. Lo doseremo poi meglio attraverso il fader. Sentiamo la batteria per intero con i riverberi.
ascoltiamo. Chiudiamoli, apriamone un terzo ed affidiamolo alla voce. Aggiungiamo un nuovo canale effetti, un nuovo spark. Chiameremo spark 3. E lo apriremo all'interno della voce. I still follow what I fell. Proviamo i preset già presenti per le voci. Somebody's showing me the way back to you and I ask myself. Le altissime. Questo è tutto per quanto riguarda Spark Verb della Ubisoft. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e le finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Coffee. Ciao a tutti!